Ci avete mai pensato? Lo sapevate? Ci avete mai pensato? E a cosa? Ciao, stai ascoltando Pillole di Beat. Ciao a tutti e bentornati all'ascolto di Pillole di Beat. Questo è l'episodio numero 103 e oggi parliamo di social engineering. Che cos'è il social engineering? Praticamente, quando qualcuno vuole fare un attacco a un qualche tipo di azienda, può o fare un attacco fisico, nel senso gli butta giù la porta, entra e ruba quello che c'è, può fare un attacco virtuale, che è quello che buca il firewall, entra e ruba tutti i dati che ci sono o fa danni, oppure può fare un attacco di social engineering, cioè prende la parte più sensibile che c'è all'interno di una infrastruttura informatica in una azienda, gli utenti. Normalmente gli utenti non sono formati su questa cosa qua e bastano due telefonate per estorcere in maniera banalissima qualunque tipo di informazione. Quindi questo è un resoconto rapido, giusto per evitare di fare una brutta figura o far perdere soldi alla vostra azienda. Se avete dubbi, potete parlare sempre comunque con il vostro ufficio IT, sempre comunque con il vostro responsabile, evitate di fare cose avventate. Vi ricordo che fornire la propria password a chiunque è reato, non si può fare, neanche ai vostri colleghi, ai vostri figli, neanche al supporto tecnico della vostra azienda, che sia piccola o grande. Se loro hanno bisogno di accedere ai vostri sistemi, vi avvisano, vi resettano la password, ve la comunicano e poi voi ve la resettate un'altra volta. Ricordate che i sistemi informativi non hanno accesso alla vostra password mai, loro possono solo cambiarla e ovviamente quindi voi ve ne accorgete se loro cambiano. Questa cosa è fondamentale. Alcune regole di base da tenere presente quando bisogna fare attenzione a questo tipo di attacchi. Nessuno vi chiederà mai, nessuno di corretto, vi chiederà mai la vostra password di qualunque servizio via mail. Non dovete mai scrivere via mail la vostra password a nessuno. Tenete inoltre conto che le mail viaggiano su internet tendenzialmente in chiaro, quindi tutto quello che c'è è leggibile da chiunque altro, ecco. Se vi chiedono di accedere a un determinato sito che voi conoscete, quindi tipo il sito della vostra banca, e c'è un link all'interno della mail, lasciate perdere, accedete alla banca aprendo il link direttamente dal vostro browser. È molto facile sostituire, mettere, che ne so, www.intesasanpaolo.com scritto, e sotto c'è un link di un sito della banca che è copiato perfettamente da quello di Intesa San Paolo, ma non è quello di Intesa San Paolo. Tra l'altro, ormai chi fa questo tipo di attacchi è talmente bravo che registra un sito tipo intesasanpaolo.com.br, una cosa simile, e fa anche il certificato SSL. Di conseguenza, quando voi aprite il browser internet, il lucchettino in alto a sinistra è verde. Ecco, avere il lucchettino verde non vuol dire che state parlando con la persona giusta, vuol dire che quello che voi state scrivendo passa crittografato su internet, ma non è vero che state parlando con la banca corretta se siete sul sito sbagliato. Se cliccate sul lucchettino viene fuori il nome della società che ha registrato quel dominio. Se qualcosa è leggermente diverso da quello che vi aspettate, fermatevi e non fate niente. Un'altra cosa, nessuno vi telefonerà mai per chiedervi la password a meno che non ve la voglia estorcere in qualche modo. Nessuno significa proprio nessuno, vostro marito, vostra moglie, il collega, il supporto IT. No, non dovete dare la vostra password al telefono a nessuno. È molto facile telefonare fingendo di essere, che ne so, se in azienda c'è la mail Microsoft: buongiorno, siamo del supporto Microsoft, per dei controlli abbiamo bisogno di accedere al vostro account, mi dà la password per cortesia? No, mai, mai, mai. Anzi, se vi chiamano e vi chiedono questa cosa qua, declinate con gentilezza, segnatevi il numero di telefono da cui stanno chiamando e andate dal vostro responsabile, che andrà dal reparto IT, che farà partire la denuncia alla
polizia postale. Un'altra cosa, se qualcuno telefona chiedendo informazioni molto specifiche su com'è la struttura della vostra azienda, è facile che voglia cercare di capire con quale nome chiamare la persona successiva. Quindi se il direttore generale si chiama Paolo Rossi e voi glielo dite piuttosto che il responsabile dell'amministrazione o il vostro capo, questa persona si segnerà tutto. Più informazioni hanno, più è facile fare attacchi di questo tipo qua. Quindi diciamo che se qualcuno comincia, che vi telefona con un'intervista e fa domande un po' troppo invasive sulla questione aziendale, magari lasciate perdere. In un sacco di aziende, per policy, se qualcuno chiama per un'intervista non si possono rilasciare interviste. Comunque voi tendenzialmente, se ve le chiedono, lasciate perdere, declinate, girate direttamente al vostro capo. Ricordatevi che le mail possono essere falsificate in maniera molto molto facile. Quindi se qualcuno vi scrive da mario.rossi@azienda.com, potrebbe essere che questo mittente sia stato falsificato, quindi attenzione sempre al tono con cui scrivono, se è diverso dal solito, se è un tono che non vi torna perché o è troppo gentile rispetto al vostro capo normale o è troppo perentorio rispetto al vostro capo normale, avvisate, chiedete sempre. Se vi chiedono di fare qualunque cosa, fai un bonifico, fai questo, fai quello, e la cosa non vi torna perché non è una procedura standard, fate sempre un doppio controllo. Non rispondete alla mail, perché se rispondete, risponderete al mittente reale, che quindi è quello che sta impersonando qualcun altro. Se dovete avere conferma di qualche cosa che vi viene chiesta con un mezzo di informazione, voi fate in modo di contattare la persona con un altro mezzo di informazione. Vi stanno chiamando al telefono, non richiamate quel numero lì, chiamatelo dalla vostra rubrica telefonica. Magari se, ed è già successo, se vi chiamano sul telefono fisso, richiamate dal cellulare, perché c'è modo di mantenere attiva una telefonata. Quindi se voi mettete giù e ritirate su, potrebbe essere che la conversazione non venga interrotta e quindi voi parlate sempre con la stessa persona di prima, e questa cosa non va bene. Ricordatevi sempre che se qualcuno vi manda un allegato via mail zippato con password, 99% dei casi è un malware, perché i file zippati con password non possono essere controllati dagli antivirus dei server di posta. Nell'1% dei casi è un fesso, non si mandano degli allegati zippati con password via mail, mai. Se vi arriva un allegato zippato con password, cancellate la mail, telefonate a chi ve l'ha mandata e dite: per cortesia mandamelo senza password. Se la persona vi risponde: ma io non ti ho mandato niente, ecco, bene, avete sistemato la cosa e avete evitato l'attacco di un virus. Queste cose qua sono importanti, bisogna sempre stare all'occhio, bisogna sempre stare attenti a quello che vi viene chiesto, perché un sacco di attacchi informatici vengono veicolati in questo modo. Se voi avete una password, ve la chiedono e il vostro account è usato anche per la VPN, la persona che vi ha rubato la password potrebbe accedere alla rete aziendale con la VPN, e quindi è veramente pericoloso dare informazioni. Sarà una roba, solo forse un martello, ma è importante non fornire informazioni a persone che non conoscete, non fornire le password a nessuno. È veramente veramente importante, perché ormai i sistemi aziendali sono abbastanza strutturati bene. L'unico modo che si ha per cercare di accedere alle aziende è o intrufolarsi con un virus, tipo vi mandano una mail infetta che non fa danni ma comincia a fare il controllo della rete, apre delle porte verso l'esterno, eccetera, oppure cercano di accedere con le vostre credenziali. Ricordatevi che normalmente la legge dice che tutto quello che è loggato con il vostro utente e la vostra password, se è reato nel penale ci andate voi, quindi fate attenzione sempre e cercate di abbandonare questa abitudine bruttissima di scrivere la propria password su un foglietto appiccicato al monitor e lasciare la propria password
ai colleghi. I colleghi lavorano con il loro account, non con il vostro. Se siete in ferie e qualcuno deve accedere alla vostra mail per forza, l'ufficio del personale vi notificherà che ha dovuto fare il reset password e da quel momento voi siete scaricati dalle responsabilità. Bene, direi che abbiamo chiuso anche questa puntata 102. Vi ricordo che potete trovare tutti i contatti sul sito pillole di bit col punto prima dell'it. Con /telegram accedete al gruppo Telegram dove chiacchieriamo di queste cose che affrontiamo del podcast e anche altro. Se accedete allo stesso sito /sondaggio fino alla fine di aprile c'è un rapido sondaggio anonimo per io lo uso per prendere un po' di informazioni su come siete arrivati all'ascolto del podcast, cosa vi piace, cosa no, eccetera. Quando finirà il mese tiro le fila e in una puntata vi darò le informazioni. C'è comunque roba molto molto interessante. Se volete sostenere il podcast, sempre sul sito pillole di bit col punto prima dell'it ci sono le modalità per fare delle donazioni, tendenzialmente con PayPal o con Satispay. Se compilate il form vi mando gli adesivi a casa. Se volete ascoltare gli altri miei podcast, c'è un podcast non tecnologico che parla della città di Torino, www.iltucci.com/atorino, tutto attaccato. Oppure c'è G-Cookies, a tema un po' più nerd, un po' più ci si sporca le mani, e il sito è G-Cookies con il punto prima di ES, comunque lo cercate su qualunque social. Mi trovate su qualunque social, mi trovate su Twitter, mi trovate su Facebook, c'è la casella di posta, insomma di possibilità di contatto ce n'è abbastanza. E non mi sono dimenticato, c'è il nuovo tip della settimana. E il tip di questa settimana è una cosa un po' macchinosa. Diciamo che si può fare, ora ve lo racconto, poi magari ve lo lascio nelle note il link alla procedura. Allora, tutti quanti odiano il fatto che bisogna fare l'estrazione della USB in modo sicuro, quindi tasto destro sulla periferica, estrai e il PC ti dice ok, puoi togliere la chiavetta USB. Girano nel mondo un sacco di meme che dicono la vita è troppo corta per estrarre la chiavetta USB in modo sicuro. Microsoft dopo un po' di tempo se n'è accorta e quindi se avete Windows 10 dalla versione 18.0.0.0.9, lo vedete nelle proprietà del computer, potete andare a configurare le proprietà dei dischi removibili, quindi hard disk e chiavette USB dalla gestione del disco e potete impostare la rimozione rapida. Quindi si può fare in modo che il sistema scriva sulla chiavetta tutto quello che deve scrivere senza fare cache, che è quello poi che crea danni, perché il sistema sa che scrivere sulla USB è una procedura lenta. E quindi cosa fa? Se ha solo poche cose da scrivere, aspetta di averne altre, le memorizza da qualche parte e poi le scrive sulla chiavetta. Ma lui fa in modo che il sistema capisca che si ha già scritto sulla chiavetta. Se voi estraete la chiavetta in questo frangente, perdete dei dati. Windows 10 ha questa nuova funzionalità che lui scrive sulla chiavetta, il sistema viaggia un pochino più lento, soprattutto la scrittura sulla chiavetta, ma quando volete, a meno che non la estraete mentre fate salva sul file della chiavetta o mentre state copiando un file sulla chiavetta, l'estrazione è sicura sempre. Di conseguenza, mi sa che la cosa è un po' più difficile da ricordarvela, vi lascio il link nelle note della puntata. Ringrazio Davide Gatti per avermi mandato il link esatto alla procedura. Bene, è proprio tutto, grazie per l'ascolto e ci sentiamo alla prossima puntata. Ciao! This podcast is edited with producer. Discover more at ultimedia/producer. ulti.media/producer. PODUSCER.